andata bene, perché è stata davvero una riunione risolutiva, ma un preannunciato, la proprietà ha ceduto, ha accolto la richiesta unanime delle forze sociali, sindacali, delle istituzioni ad accedere all'istituto dell'amministrazione straordinaria, che è sicuramente la via migliore per garantire la continuità, un'eccellenza come il Santa Lucia e nel contempo a preparare gli scenari del futuro affinché vi sia la garanzia di un'azione pubblica che possa garantire lo sviluppo di questa eccellenza al servizio dei nostri cittadini. A tal fine anche affineremo gli strumenti legislativi d'intesa con le forze sindacali affinché questa strada possa essere garantita. Quindi direi che è una buona giornata per coloro che credono nell'eccellenza di questo istituto e una buona giornata per la sanità italiana.